Da 22 anni si fa questo pellegrinaggio, la nostra diocesi, la pastorale giovanile, è iniziato 22 anni fa con Don Livio, con un gruppo di piccoli ragazzi, e adesso siamo arrivati a 400 proprio perché quest'anno venivamo dal nostro Don Nazareno, e quindi c'era questa peculiarità che ci ha radunato un po' in tanti. I ragazzi sono dai 16 ai 30 anni, sono dei gruppi che lavorano tutto l'anno, quindi con la pastorale giovanile, quindi con l'Azione Cattolica, un po' di tutte le parrocchie della nostra città. E come vi siete trovati con l'organizzazione qui a Macerata? Molto bene, organizzazione a Macerata, anche di tutti i piccoli paesi che ci hanno accolto a braccia aperte, i sindaci di Pollenza, di Cingoli, di Treia, ci hanno aperto le porte, spalancato i palazzetti per un'organizzazione perfetta. Credo che sia emozionante sicuramente per tutti vedere, soprattutto vedere i giovani che camminano e che camminano con fede. Questo era un suo scopo, ricreare queste vie lauretane, quindi riportare sì, pellegrini in giro? Sì, questa è una realtà che riparte, spero davvero che continui così. Questo pellegrinaggio è stato molto impegnativo, però molto bello. Ecco, siamo della diocesi di Città di Castello, siamo qui in 500. Ecco, il cammino che abbiamo fatto è stato molto peso, insomma anche il tempo, abbiamo trovato la neve, però ecco, passo passo siamo arrivati qui alla meta a trovare il nostro Don Nazareno, che era di Città di Castello, e l'abbiamo donato a voi, ecco. E per l'ospitalità come vi siete molto trovati? Bene, guarda, i sindaci tutti meravigliosi, la gente accogliente, molto bello, grazie di cuore a tutti. È stato parecchio bello perché dopo anni che li faccio, siamo partiti che sarà 80, adesso siamo diventati 500, è veramente una grazia, è stato bellissimo perché vedi camminare tanta gente verso la stessa meta, non è facile, fa abbandonare sti ragazzi, casa, tutte le comodità e farli partire per incontrare Gesù e incontrare il Signore, non è una cosa facile, quindi è una cosa bella, speriamo di diventare sempre di più e che sia sempre più bello questo pellegrinaggio. È stato un po' faticoso, però beh, siamo in 500 tutti uniti, è stata una bellissima esperienza. Prima volta? Sì, è la prima volta per me. Gli altri sono parecchi anni che lo fanno e da 12 siamo arrivati a 500, quindi un grande traguardo. Allora, è una scelta dettata dalla voglia di fare un'esperienza diversa che avevo già fatto due volte, ma che comunque a distanza di 7 anni volevo ripetere, sia per una questione umana, personale, sia per una questione ovviamente spirituale. È stato molto faticoso, però poi quando si arriva alla destinazione ci rendiamo conto che ne è valsa veramente la pena. È stata una bella esperienza. Tu sei di Città di Castello? No, vengo da vicino, da Pecchio, nelle Marche. Molto significativo perché comunque ha sicuramente un peso importante sulla nostra esperienza, visto che comunque siamo giovani e sicuramente sarà un gran ricordo. Scusa, ti vedo sfinito, ce la fai una... Com'è stato questo pellegrinaggio? Fino agli ultimi 5 chilometri bene, dopo il ginocchio ha iniziato a fare le bezze e quindi... E l'esperienza nel complesso? Bella. Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati, oh my Lord, Gesù. Gridandolo forte l'ultima volta. Gesù!